Ora siamo pronti per eseguire proprio numericamente il calcolo dell'aumento di entropia nell'espansione libera adiabatica di un gas perfetto di Joule. Dobbiamo utilizzare la trasformazione reversibile, cioè l'isoterma reversibile, e applicare questa formula, cioè l'integrale delle ds, delle piccole infinitesimali variazioni di entropia. Quindi variazione entropia tra A e B, l'integrale tra A e B, e chi è la variazione infinitesimale di entropia? È delta Q scambiata in modo reversibile, punto esclamativo. Cioè non possiamo usare la trasformazione reale, dobbiamo usare quella reversibile, l'isoterma reversibile, che è dove la temperatura non cambia, quindi possiamo portare fuori dal simbolo integrale la temperatura T che rimane costante durante la trasformazione isoterma. Del resto l'integrale è una sommatoria infinita, quindi è come raccogliere a fattor comune 1 su T. Cosa rimane dentro l'integrale? Cioè da sommare tutti gli infinitesimali scambi di calore che avvengono in modo reversibile tra il gas e il termostato esterno, che assommati tutti tra loro formano ci danno insomma tutto il calore che il gas sottrae al termostato esterno e il calore sottratto sempre in condizioni di reversibilità. Ma per il primo principio della termodinamica abbiamo visto che il calore sottratto dal gas al termostato viene trasformato integralmente in lavoro, quindi questo calore è lavoro. Il lavoro compiuto dal gas sarebbe l'area sotto questa curva, quest'area colorata in verde che è identica in valore al calore assorbito dal termostato, questa freccia rossa. E già sappiamo che il lavoro compiuto da un gas in espansione reversibile isoterma si calcola nRT, logaritmo del rapporto dei volumi, volume finale meno volume iniziale. Si semplifica la temperatura ed ecco il calcolo finale. nRT, T non c'è, nR, ecco qua ho corretto l'errore, nR logaritmo del rapporto dei volumi. Abbiamo calcolato l'aumento di entropia nel caso di questa isoterma reversibile. Quale sarà l'aumento di entropia però per la nostra trasformazione reale, reversibile, spontanea, improvvisa? È lo stesso valore perché l'entropia è una funzione di stato e quindi non è importante la trasformazione reversibile o irreversibile o di qualsiasi altro tipo che fa passare il gas dallo stato A allo stato B. Se gli stati iniziale e finale sono gli stessi, di prima, la trasformazione intermedia non ha nessuna importanza e quindi l'aumento di entropia nella nostra trasformazione reale, l'espansione libera adiabatica di un gas perfetto, è sempre lo stesso valore appena calcolato. Come è scritto qua, perché l'entropia è una funzione di stato, quindi l'aumento di entropia nell'irreversibile adiabatica è uguale all'aumento di entropia nella isoterma reversibile. E del resto questo torna con questa regola generale, cioè esiste una formula che vedremo e anche dimostreremo che ci permette di calcolare la variazione di entropia in una trasformazione qualsiasi e che quindi è una formula di validità assolutamente generale. E la formula è questa, l'aumento di entropia è nR, logaritmo del rapporto dei volumi, più n, calore specifico molare a volume costante, per il logaritmo del rapporto delle temperature. In questo caso il rapporto delle temperature fa 1 perché gli stati A e B si trovano alla stessa temperatura, il logaritmo quindi fa 0, questo secondo termine non c'è, rimane il primo termine, nR, il logaritmo del rapporto ai volumi è esattamente quello che abbiamo trovato noi avendo utilizzato l'isoterma reversibile. Un'ultima osservazione abbastanza scontata, se invece di una espansione isoterma reversibile fosse stata una compressione, il calore sarebbe stato ceduto anziché assorbito e il risultato del calcolo della variazione di entropia sarebbe stato rovesciato in segno, quindi non un aumento di entropia ma una diminuzione di entropia, cioè avremmo trovato meno nR logaritmo di Vb su Va, o se si preferisce più nR logaritmo naturale di Va su Vb, perché lo stato finale sarebbe A, trattandosi di una compressione, B è lo stato iniziale e A è lo stato finale. Questo non deve suscitare sorpresa perché, cioè, questo cosa, che l'entropia è diminuita, che abbiamo trovato nel caso di una compressione isoterma, troveremmo una diminuzione di entropia, un delta S negativo. Non deve destare sorpresa perché questo gas non è un sistema isolato. Se questo gas invece fosse stato un sistema,
in un sistema isolato dall'esterno, allora non avrebbe potuto diminuire spontaneamente la sua entropia, ma in realtà questo gas interagisce con l'esterno, infatti scambia calore, assorbe oppure emette calore. Nel caso della compressione isoterma reversibile, il gas cede calore e in qualche modo un po' si riordina perché butta fuori un po' di energia disordinata, cioè il calore. Riordinandosi, la sua entropia diminuisce. Questo non è strano perché i sistemi non isolati, i sistemi diciamo così aperti che scambiano materia oppure anche energia, in questo caso calore, con l'esterno, calore e lavoro, i sistemi aperti possono anche diminuire l'entropia. In questo caso vedremo che l'ambiente esterno aumenta l'entropia. Quando una parte di un sistema, in questo caso il gas, diminuisce l'entropia, il resto del sistema, cioè l'altra parte, in questo caso l'ambiente esterno, aumenta di entropia e vedremo che lo fa di più, cioè l'aumento di entropia dell'ambiente sarà maggiore della diminuzione di entropia del gas.